Bella ragazzi, sono Rossi, bentornati in questo nuovo episodio di Chrono Trigger. Eccoci qua, ragazzi. Allora, ci siamo fermati qui in questa fabbrica e dobbiamo proseguire. Ok, ci sono questi Cazzo. Ok, ho preso un oggetto, ma non ho capito bene cos'era. Qua c'è una specie di computer, qualcosa, ma non posso reagire. Devo per forza combattere con questi mostri, mi sa di sì. Quindi va bene, vai, facciamolo. Sbaglio, avevo letto uno. No, 9, 9, 4. Aspetta, è uno, guarda, uno. Aspetta, non dirmi che sono quei mostri bastardi che ci hanno... Portello aperto. Ci ha aperto uno sportello. Per dove? Cosa? Dove è arrivato quello? Vabbè. Roba imparato. Avvitamento su persone. No, ma ha imparato un'altra roba. Ah, ma proprio cade così. Ma cosa sono? Nel soffitto? Cioè che proprio cadono così, tipo a goccia d'olio. Vabbè. Grande così. Compiti 40G, che sarebbero Guil. Bene. Un altro? Ma uno gli facciamo, uno. Uno. E che cos'è? Cos'è? Ma non è che tipo gli stiamo facendo talmente tanti danni che gli facciamo poco e nulla? Ma cosa? Ma perché? Saliamo di livello, vai. Non lo so, forse qualche... Che è? Un laser questo? Sembrerebbe un laser. Sì. E si può disattivare sta cosa? No, comunque dicevo che qualche battaglia forse la saltiamo. Cioè, saltiamo nel senso che vi taglierò la parte. Cioè, nel senso io andrò a combattere lo stesso, però vi taglierò. Braccio metallico, occhio qui perché forse abbiamo un'arma. Sì. Grande così. Vabbè, allora non c'è nulla. Allora, qui c'è un... Grande! Tutti i sistemi sono offline, laser difensivi disattivati. Però è successo questo, un macello. Guardali quanti, in 5. Bene. Dodici abbiamo fatto di danni, grande così. Olè. Bene, i sistemi sono stati attivati. Mi sembra che abbiamo preso tutte le casse qua. Quindi possiamo proseguire.
Aspetta, dobbiamo andare giù, vero? Teoricamente dovremmo andare giù, che io ricordi. Qua cos'è? Che corridoio lungo. Pistola del plasma. Ah, questa è per Luca. Sistema di blocco porte Zabbio, operativo, inserire codice. Ah, serve un codice? Noi non abbiamo un codice. Aspetta, però sto blim blim. Ok, no, ci serve un codice, perché altrimenti qua staremo mille anni. Di qua? Ah, qui ritorniamo. E dove cazzo lo troviamo il codice, scusate? Aspetta, anche qua ci siamo stati. Aspetta, ma c'è un ulteriore... Aspetta. Non è che magari c'è un altro coso giù? Cioè, nel senso un altro piano? No! Giù! Ecco. Si può andare ulteriormente giù? No. Va su in automatico. Ok. Ora, dove... Dov'è la password? Ma che cosa? Ma perché sta cosa? Questa cosa. Che sono quasi morti, ne mancano due. Adesso ne mancherà uno, no, ancora due. Uno. E... danno T6. E ce l'abbiamo sconfitti ancora. Robo sale di livello, Marl sale di livello. Grande così, e siamo... livello 13, 11, 13. Robo è quello messo più male. È per forza perché lo abbiamo recuperato da poco. Ma questo codice dov'è? Scusa, se dice codice, a meno che non lo dobbiamo individuare, ma mi sembra strano. Questo non fa nulla. Qui possiamo salvare, ma proviamo a salire. Cavolo, è vero, c'è questo coso qui. Vabbè, ma possiamo fare il giro così? È vero, qui non ci siamo stati. Guarda, vedi che qua è ancora tutto da esplorare. Cos'è sto posto? Che ca... Ma che cazzo? No, aspetta, cos'è sta cosa? Qualcuno me lo può spiegare? Ma perché? Ma è venuto giù un... non ho capito cosa, che ci ha preso e ci ha stritolati. Vabbè, non ho...
e si muovono da soli, io non sto premendo niente. E ci ha portati qua perché? Sì. Vabbè. Aspetta, il ciclone qua. Il ciclone. Però '81, ok. Però si stanno muovendo loro, io non sto premendo niente. No, ma tu mi vuoi male? Non stiamo scherzando. Se io sto anche per morire quasi. Un bel 93. E dai. Questo fa male. Morirei prima o poi. Cos'è, ce ne sono da sconfiggere altri? Forse sì. Stai a vedere. No, aspetta. No. Ok. E da qui. Che ca... ma cosa? Perché? Scarafaggi, ma perché sta cosa? Vabbè. Allora, dobbiamo ancora trovare tipo il codice. Vabbè, il codice di quella porta lì. Magari lo troveremo dopo aver superato questa stanza, che cacchio ne so. Ma che ca... ma sono straveloci sti cosi. È una panacea. Così. Come un colpo di incoraggiamento, tipo. Ah, lì c'è una porta. Una mega pozione. Che cosa? Faccia capire. Qua però c'è un computer. Però non mi fido molto. Codici di controllo delle gru 00XA01BB. Però non lo so, ho una brutta sensazione con quei robot piazzati lì. XA e BB. Ecco. Ecco la mia sensazione. Vabbè, io me ne vado. Però qua c'è anche dell'altro. Aspetta, questo? È un'altra porta, non l'avevo vista.
altri robot. Possiamo scansarli questi. Tenda e un etere. Qua c'è una specie di freccia. Cos'è? Per attivare la gru aspetta il segnale e è la luce bianca. Poi premi due dei quattro tasti A, B, X e Y, uno dopo l'altro. E che cosa dovrei fare, scusa? Ecco, la luce bianca e il suono. Ma cosa dovrei fare, scusa? Ok, ho fatto XA che è il primo. Ah, e apriamo quella strada? Questa strada non l'abbiamo ancora. Cioè, non ci siamo ancora stati qua. Ah, e quindi abbiamo fatto tutto questo casino per. Però ha detto che ce ne sono 4. Adesso abbiamo fatto la 00 che è la XA. Adesso andiamo proprio a fare la seconda gru. Che il codice è BB. B e B. Ah, andiamo a sbloccare questa strada. Infatti io avevo visto lì il coso qua, il barile, però non ci ho fatto peso. In realtà no, questa era proprio una strada che dovevamo prendere. Beh, non c'è nient'altro, vero? Perché le cose erano due. Permesso. Questa? No, non è una porta. No, perché qua le gru ce ne sono due, la 00 e la 01. Non ce ne sono altre. Eccola. I robot qua impazziscono. Quindi, aspetta, ma è per di qui? Ah, hai capito. Quindi ora possiamo ritornare indietro così proprio. Chiaro, chiaro. C'è una porta. Con una lama rotante. Aspetta. Andando qua possiamo vedere. Questa qui, lama rotante, utilizzabile da noi, attacco 25, in uso. Ah, la stiamo già utilizzando, aspetta. Cioè, l'abbiamo già equipaggiata? Lama rotante, sì, è vero. LOL. Questo computer? Sistema di blocco porte ZAB. Ah, ecco, XAB. XABY, XABY. Ma io perché Y dico I. Così è normale, non è Y perché altrimenti. Non so che prima o poi mi confondo. XABI, 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 XAB. Aspetta, facciamo il giro. No, aspetta. Però. Vedi che qua. Aspetta, adesso. E per forza mi ha toccato quello. Ma questi proprio ti danno panace così proprio. Occhio. Che ca. Ma che co... No! 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 No, No, però non dobbiamo andare qua, ma dobbiamo... Ah, quindi non dobbiamo toccare. Ok, qua c'è un etere. Da qua basta avere un po' di tempismo. Chissà cosa succede. Ah, mi sa che andiamo a fare il giro, vero? Qua dove si va? Da nessuna parte? No, bloccato.
Siamo usciti da qui? Scusa, ma se noi proseguivamo per di là, dove saremmo andati? No, forse... che sia una, un'area segreta? Sì, non lo so, però non è che mi fido molto in realtà. Aspetta, ma qua dentro ci siamo stati? Che ca... ma scusa, ma dove porta questa... brutti infami bastardi, hanno nascosto una cassa qui. Questa porta non porta a nulla, in una stanza segreta dove c'è un mega etere, c'è una casa con dentro un mega etere. Hai visto questi bastardi? Ah, non possiamo... ah, devo andare... ma io non voglio combattere, aspetta. Se forse vado pianissimo così, forse questi non... col cavolo. Invece sì. Ha. Fregati. Aia, che male! Scendere per di qua. Bom 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 bom. Siamo già arrivati al massimo, penso di sì. Sì, questo corridoio sì. Allora. Sì, è questo qui. Sistema di blocco porte Zabie operativo, inserire il codice XAB. Ehi, eccolo qua il codice. Ok, non c'è nulla. Attiviamo. Eccala. Emergenza, i sistemi di sicurezza hanno dato in tilt, dobbiamo fuggire immediatamente. Eccala. E parte sta musica. Eeeh, addirittura. Svegliati prima che sia troppo tardi. Ah, proprio lo trapassa. Ok, come in Golden Sun, un po' dove... ah, proprio! Non lo so, utilizziamo l'ascensore. Emergenza, allarme rosso, ascensori disabilitati. Vai con le scale. Ma perché sono andato qua? Vabbè. LOL, è rimasta la musica della battaglia. Non so se è un bug questo qui. E ora? Aia. Aspettate, questi sono i miei amici. Sicuro? R64i, R67i, R69i, che bello rivedervi. Ma che cazzo. Allora forse ne è... non tanto. Cosa state facendo? Sei difettoso. Non sei uno di noi. Come? Così. Sono guasto? Affermativo. Ah, è guasto. Sono difettoso. Ah, proprio difettoso così? Bello. Hai dimenticato gli ordini? Tutti gli intrusi vanno eliminati.
Questo è il motivo in cui sono stato creato? Sei la pecora nera della nostra serie, devi essere distrutto. Così proprio. Ehi. Rombo, Drago lo stanno smantellando. Ah, ci possiamo muovere. E allora? Aia! Vi prego, fermatevi, vi prego. Sì, ma no, non possiamo... Aia! Guarda questi! Non fatevi del male, vi prego, sono... Questi robot sono miei fratelli. Sì, ma ti stanno massacrando, però. E quindi... Che cosa fa? Ma che ca... Ma la... Ok, non... Robo? Ora elimineremo gli intrusi. Ah, proprio? Dannati pezzi di ferro, non vi per... Ah, proprio così, pezzi di ferro, non vi perdonerò. Ah, boss? Questa è la musica del boss. Se 2 contro 6? Non è un po' troppo... Che cacchio vuoi fare qua? Allora, siamo a corto di... punti magia, quindi... Un etere, grazie. Oh, ma tutti su di noi, che è sta cosa? Guarda! Guarda te. Porca troia, sono straveloci. Vuole fare questa qua, dico io. Ah, dai, almeno uno è eliminato. Ah, ora perché stiamo morendo? Beh, non... Beh, sì, in realtà. Non ho preso quello dietro. Che cosa? Bastardi. Aspetta, noi stiamo morendo ancora qua. E per forza, mi sa che non li abbiamo ancora danneggiati quelli là. Orca. Sì. Ma continuate. Porco. E per forza non mi aveva ancora curato. Ma porca di quella miseria. Oh, guarda. Adesso Marla sta a morire male. Ce l'abbiamo fatta, ma insomma. Marla è salita di livello. Robo. Lo vedo, è incastrato. Ah, quindi non è... Oh no, cosa facciamo? È messo davvero male. Drago, portiamolo da Lucca. Così.
Chissà quanto sarà pesante, cioè ce lo stanno proprio tirando così? Che miseria. Potrei riparare? Shh, non parlare. Stai cercando di cambiare il mondo? Non so se ci riusciremo, ma il piano è quello. Robo, cosa vuoi fare dopo che ti ho riparato? Cosa voglio fare? Sei qui da tanto, vorrei fare molte cose. Nessuno mi ha mai chiesto una cosa simile, Luca. Infatti, è un robot, cioè che cosa vai a chiedere? E quindi? E riparte sta musica. Buongiorno. Robo, allora stai bene. Luca, sei un genio. Speriamo che sia l'ultima volta. Luca, ho la risposta, vengo con te. Ah beh, ci mancherebbe, è uno dei personaggi, diciamo, principali. Dice sul serio? Voglio aiutarti. Insieme potremo ridare la speranza all'umanità. Allora andiamo, il portale è proprio qui. Ah, così. Si parte! Aspetta, che cosa... Aspetta, è successo qualcosa di strano, sbaglio? Che ci sono stati vari flash. Ok, dove siamo? Questa visuale fa molto Diablo 2. Dove siamo? Che suono inquietante! No, basta, toglio, allietimi sto suono! Ma che cazzo? Ma è questo? Aspetta, ma c'è uno qui? Ah, altri... Relitti? Relitti? Dove siamo? Ah, ecco, ho letto bene, no? Mi sembrava. Il problema non è il luogo, amici miei, ma l'era, siete alla fine dei tempi. Chi rimane bloccato qui nel flusso temporale finisce qui, come un relitto sulla spiaggia. Posso chiedervi da che qua venite? Veniamo dall'anno 1000. Nell'anno 1000 tondo tondo. Io vivo nell'anno 2300, quindi Robo viene dall'anno 2300 tondi tondi. Quando quattro o più entità di origini diverse entrano in uno squarcio temporale, la torsione esercitata sul flusso del tempo respinge il punto di minore resistenza, qui. Ultimamente in parecchi sono finiti qui per sbaglio, proprio come voi. Temo che qualcosa stia avendo un effetto deleterio sulla dimensione temporale. Quindi la miglior cosa sarebbe lasciare uno di noi qui. Sei serio? Qui, da solo? È un posto piuttosto desolato, eh? Ma non preoccupatevi, anche se non sembra, è ben collegato. Abbiamo strade che conducono in qualsiasi epoca. Potete tornare a ritrovare i vostri amici quando volete, solo che non è consentito viaggiare in numero superiore a tre. Posto di... Uno di noi deve rimanere qui. Che vuoi che sia, Drago? A me lo spieghi. Cioè, quindi il massimo di tre persone mi devo portare? Che stronzata. No, almeno io Robo lo vorrei portare. Vabbè, noi siamo obbligo. Vabbè, mi sembra più che giusto, anzi, più che gusto. Lasciamo Luca. Che ti devo dire? Allora, vabbè, noi... E questo non lo possiamo cambiare. Almeno un guaritore lo voglio. Quindi Marl. Adesso c'è da vedere. Robo o Luca? Però, da quel che sembra, Robo forse è più potente di Luca, sbaglio?
Luca non è più potente. Adesso, perché, vabbè, è livello 12, ma basta che faccia un paio di lotte e vedi come sale di livello, Robo. Senti, lasciamo Robo. Almeno vediamo. Ma posso cambiare poi successivamente? Penso di sì. Non farti venire strane idee ora che ci siamo solo io e te, capito? Beh, questo è quanto. Se volete cambiare i membri. Ah, ecco, almeno questo. I membri della squadra potete farlo in qualsiasi momento tramite il menu principale. Ah, proprio, quindi neanche venire qui. Direttamente al menu principale. Ah, beh, allora. Come facciamo a tornare al nostro tempo? Avete visto quelle colonne di luce quando siete arrivati? Una di esse collega questo posto a un'era diversa. Per tornare qua usate lo stesso portale tramite il quale siete andati via. Entrate nella luce e premetelo ancora per tornare al portale. Fate però attenzione al portale collegato a quel secchio. Portale vicino a quel secchio. Questo cos'è? PV e PM ripristinati. Ah. Ah, e c'è anche un punto di salvataggio. Questo? Ok. Questo cos'è? Ehi! Cosa ehi? Ehi cosa? E questo? Ah, non cadiamo giù. Ah, vabbè. Ok, allora. Bene. Adesso. Dice che questi sono portali. In teoria sono quattro portali. Dove dobbiamo andare? Qua. Cioè, questo più in basso, questo in mezzo o questo più in alto? Oppure questo qui? Però ci ha detto di fare attenzione con questi. Dove dobbiamo andare? Perché io proprio non lo so. Comunque, lo scopriremo, ragazzi, nel prossimo episodio. Quindi, ragazzi, vi ricordo che se non sono ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Se volete aggiornare sul prossimo episodio di Questo Gioco e Altri Giochi, metterò un bel pollice in su se vi è piaciuto l'episodio ancora la vostra. Nei commenti, consigliamenti, consigliate tutto quello che volete. E noi ci sentiamo a un prossimo video. Bella!